Benvenuti, siamo a Pampeago, in Val di Fiemme. Abbiamo Mauro Salomon, Ruschetti. Mauro Ruschetti, che rappresenta Salomon. Ci racconterà in questa fase di Ski Test per Neve Italia quali sono le novità di Salomon e tutta quella che è la gamma di quest'anno. Prima di tutto, la filosofia di Salomon è costruire dei prodotti fatti in montagna per essere sfruttati in montagna nel loro ambiente, per cui prodotti per lo sport, sviluppati, pensati da gente che vive la montagna, per cui anche che poi la vivrà sia agonisticamente sia sportivamente. La gamma di Salomon è molto ampia, parte da sci che sono dei race car o sci da gara, chiamiamoli, da pista, e da gigante, da slalom, quindi race car slalom, race car gigante, degli sci all round, quindi appena sotto allo sci da race car, e poi tutta una serie di sci anche particolari con degli shape particolari. Io partirei a presentarvi lo sci di race car gigante, che si chiama Eki 2V. È uno sci particolare perché è costruito con una specie di braccio sia nella parte anteriore sia nella parte posteriore, che si chiama Powerline, e tiene molto fermo lo sci sulla neve, quindi ha molta stabilità, è molto guidabile, è uno sci per sciatori di alto livello. E questo è un race car gigante, mentre per il race car slalom, che è costruito nello stesso sistema, per cui quindi sempre a monoscocca, ma sempre con dei bracci inseriti dentro lo sci che tengono stabile lo sci. Per quanto riguarda il GS, è totalmente in legno con del titano e una monoscocca, e invece per lo slalom abbiamo una monoscocca superiore, una interna in titanal, per cui doppia monoscocca con del legno all'interno. Perfetto. Direi che poi possiamo andare sul 24 ore, che sono tutti sci che presentiamo qui al test a Pampeago. Abbiamo il 24 ore, che è uno sci 100% pista, per cui appena sotto al race car gigante, ha delle sciancrature abbastanza importanti, è uno sci sandwich, quindi col fianco dritto, però ha una power line rivestita di metallo, che viaggia dentro un involucro di caucciù, per cui viene ad ammortizzare le vibrazioni, ed è uno sci molto stabile anch'esso. Tante novità in termini di utilizzo di materiali, sento, giusto? Sì, certo, sono novità tecniche, novità tecnologiche, diciamo, che vengono applicate a quasi tutta la gamma, e per cui nella gamma top, nella gamma alta, sono tutte applicate queste particolarità. Infatti anche nell'enduro, che è uno sci dato 70-30, cioè 70 pista, 30 fuori pista, è uno sci molto versatile, anch'esso costruito col sistema sandwich, col fianco dritto, interno in legno chiaramente, ha queste power line doppie che tengono proprio una stabilità, dato che lo sci è anche un po' più largo degli altri, ha una stabilità maggiore, per cui queste power line vanno a tenere la parte esterna degli sci fino alla coda, per cui hanno una piastra sotto e proseguono. Questo è uno sci molto bello, ha un leggero rocker che parte dalle power line, quindi il rocker è quella curvatura, sì, che viene data allo sci proprio per avere uno sci più corto e più manovrabile, e in fase di curva piano piano va a prendere, a grippare, e quindi prende l'inizio curva e la lamina lavora. È uno sci proprio per medio-alto livello. La novità nello shape è data dal BBR, che era già stato presentato l'anno scorso solo nel modello 8.9, che è questo. BBR è BBR. In tutti i sensi. Sì, è una novità perché è stato disegnato appunto da questo ingegnere un po' strano, che è soprannominato BBR, che ha inventato comunque i vecchi sci Scream, il Twin Tip T80, il Pocket Rock, ha inventato un sacco di sci, e questo è uno sviluppo delle sue idee un po' pazze, ma ha dato questo sci che è denominato V-Shape proprio perché è molto largo nella parte alta dello sci, cioè nella parte della punta, e va a sottigliarsi nella parte della coda. È uno sci sandwich, costruito in maniera sandwich, con del legno, fianco dritto, ha un leggero rocker abbastanza importante nella parte anteriore, ma è uno sci da pista. Sembra che sia uno sci da fuori pista perché è molto largo, va benissimo in neve mossa, neve alta, eccetera, però è uno sci con questo shape che dà delle sensazioni di curva come se fosse un race car anche in pista. Perfetto.
qua diciamo che è un ingegnere creativo, sì, insomma. È un ingegnere molto creativo. Sì, sono quegli ingegneri che fanno, inventano tante cose e poi quando arriva quella però, proprio giusta, okay, esplode. Ecco, per cui l'anno scorso avevamo solo di BR 8.9, che tra l'altro riguarda il centro dello sci, mm-hmm, quello che vi facevo vedere prima. Adesso abbiamo sviluppato anche una gamma in tutta la lunghezza della sequenza delle misure e quindi anche delle destinazioni che vanno per i vari usi. L'8.9 è il top di gamma, c'è un 10 che è molto più largo in tutta la sua lunghezza, anche è 10 sotto il piede, uh-huh, per cui serve anche per nevi magari un po' più alte, un po' più mosse. Poi scendiamo con un 7.9 che non abbiamo qui, ma con una gamma per la donna, con i colori un pochino più vivaci. Avete pensato anche noi, meno pensiamo male. Anche alle donne, pensiamo sempre alle donne. È una costruzione monoscocca fino a sotto il puntale, poi c'è un mid sandwich, quindi mm-hmm, un fianco dritto fino a questo punto in giallo, sì, poi nella parte dietro della coda è ancora monoscocca, sempre interno in legno, sci divertentissimo e per un, diciamo, un medio alto livello anche questo. Se parliamo di novità passerei all'attacco, che è una novità assoluta, perché come sapete l'exploring, il mountain, sono tutte definizioni che, diciamo, cosa saranno mai, insomma, l'esploring e l'esplorazione delle montagne, dei vari pendii, dei canali, eccetera. Allora, per servire queste nuove pratiche, abbiamo costruito e pensato questo nuovo attacco, che è un attacco per spostarsi con le pelli di foca e con sci come questo, che è un Rocker 2, quindi uno sci già freeride. È un attacco che dà la possibilità di usare le pelli, per cui di usare il movimento per la salita, mm-hmm, poi si incastra e serve per la discesa. Abbiamo l'alzattacco, mm-hmm, e abbiamo sicuramente un attacco da pista molto reattivo, che tiene molto anche in fase di curva sulla, mm-hmm, durezza della neve. Se c'è neve dura la lamina tiene bene, perché è un attacco molto performante. Quindi si chiama Guardian 16 ed è destinato proprio a quest'uso. Ed è la novità dell'anno, ed è stato premiato anche all'ISPO 2012 come idea. Qui accontenta un po' tutti. Qui accontenta un po' tutti, perché viene montato su, sì, tutti i diversi sci, non viene montato solo su questo, può essere montato su diversi tipi di sci, cambiando anche lo ski stop. Mm-hmm. Per la donna, qui al test, come 30-70, quindi 30 piste, 70 fuori pista, abbiamo portato il Rocket 90, che 90 sta per la larghezza sotto il piede, leggermente rockerato, quindi un rocker per tutte le nevi. È uno sci anch'esso monoscocca con interno in legno, con una mid sandwich sotto il piede, quindi partendo davanti al puntale fino a qui dove c'è la parte gialla, è un mid sandwich, quindi è costruito in due modi, monoscocca e sandwich. Infine, lo sci che non è stato provato ma verrà provato da alcune riviste è il Suspect. È uno sci per i giovani, mm-hmm, ma anche per i meno giovani. Okay. Comunque i giovani lo usano per saltare nel pipe, okay, nel park and pipe, così. Ed è uno sci fatto in sandwich, sempre in legno, molto resistente, perché serve per saltare nell'half pipe, per gli atterraggi, eccetera. Mm-hmm. Ha una particolarità nella suola, dato che viene usato anche sui rail sono le ringhiere di ferro, mm-hmm, ha una particolarità nella suola che è molto importante dire, perché è un brevetto di Salomon, che è collegata tutta con un filo, le lamine, mm-hmm, sono collegate con un filo resistentissimo per non far sì che la scocca scotti. Okay. Direi che la gamma che abbiamo portato a Pampiago è qua, ci sono chiaramente diverse altre declinazioni, certo, ma direi che tutta la gamma è qui. La preparazione degli sci è stata fatta con per certi sci più aggressivi, per cui destinati a un uso più racing, okay, è stata fatta 87 di lato e a 0,75 come tuning, mm-hmm, per gli altri sempre 0,75 come tuning, ma a 88 gradi per essere meno aggressivi, perché hanno bisogno di essere meno aggressivi. Giustamente. Quindi diciamo che la neve ce l'abbiamo, che sta arrivando. Per il prossimo anno cosa si aspetta Salomon? Per il prossimo anno Salomon si aspetta che questa neve qui poteva anche aspettare, perché ormai non serve più a niente, poteva arrivare un po' prima.
Sicuramente ci aspettiamo sempre stagioni migliori, la neve è la componente principale, se non fondamentale. Sì. Noi i prodotti li facciamo, promuoviamo con diverse operazioni tutto quello che è per spingere gli sci, quindi test al pubblico, atleti, curiamo molto gli atleti giovani in tutti i comitati, in Coppa del Mondo abbiamo avuto un sacco di risultati. Noi spingiamo e siamo sempre fiduciosissimi che lo sci sia comunque uno sport, seppur ideato sempre da uomini di montagna, ma praticato anche da tutti, quindi da gente anche di città. Noi siamo qui per questo, quindi ci auguriamo che i nostri ski test, insieme alla vostra collaborazione, siano d'aiuto un po' a tutti i nostri lettori. Sicuro gli ski test sono alla base di queste esperienze per far conoscere appunto a tutto il pubblico i nostri prodotti. Perfetto, grazie mille Mauro, è stato un piacere, alla prossima. Piacere, grazie, a presto.